La nuova stagione televisiva sembra essere iniziata proprio all'insegna della famiglia Carrisi. Sabato abbiamo infatti assistito all'intervista di Albano e della figlia Christel nel salotto di Silvia Toffanina Verissimo e come dimenticare poi, lo scontro a distanza tra Romina Power, ospite della Domenica in della Veniere e Loredana Leciso, tornata a ballare il Dada Umpa con la gemella Raffaella, a Domenica Live della D'Urso. Finché fai ascolti ti chiamano. Se non li fai più ti mettono in disparte. Mi auguro che quel momento non arrivi mai. Ha commentato così il cantante in un'intervista a Sono. Non sono mancate poi alcune anticipazioni sul futuro della sua carriera. Non canterò più per un periodo utile a recuperare le energie necessarie per vivere i prossimi 20 anni. Nel frattempo la provvidenza mi è venuta incontro, perché, visto che non canterò, farò invece l'attore. Il cantante di Felicità infatti vestirà i panni di un maestro in pensione in una fiction che andrà in onda su Rai 1 il prossimo autunno, di cui dice di aver curato anche la colonna sonora. Ma le novità non sono finite qui. Quest'inverno, per la gioia di molti fan, lo rivedremo in TV in compagnia dell'ex moglie Romina Power. Sto facendo per Canale 5 due puntate speciali che andranno in onda a gennaio 2019. Le conduco io e Romina è già stata invitata a partecipare. Sulla vita privata invece, Albano preferisce non sbilanciarsi. Gli ultimi pettegolezzi parlano di un ritorno di fiamma con la Leciso, che sarebbe proprio tornata nella tenuta di Cellino per stare vicino ai figli Yasmin e Albano Junior. I due, secondo le ultime indiscrezioni, sembrerebbero aver ritrovato l'intesa di sempre. Ma alla domanda "sei single?" del giornalista di Sono, il cantante ha preferito rispondere "qual è la prossima domanda?"